Buonasera a tutti, bentrovati alla consueto appuntamento settimanale con l'intervista sulle frequenze raditali anni 60 e sulla pagina Facebook di Anni 60 News, il programma, la rubrica settimanale dedicata all'attualità e alla politica di politica. A Parliamo insieme l'assessore regionale agli enti e locali, che ringraziamo per la disponibilità, l'onorevole Bernadette Graz, eh, Grasso, buonasera e grazie per la sua disponibilità. Buonasera e grazie, grazie a lei, a Radio Italia, ai radioascoltatori di Radio Italia anni 60. Allora, onorevole, eh, vogliamo affrontare un po' oh, questo passaggio, diciamo, oh, questo passaggio importante che è stata l'approvazione della finanziaria da parte dell'Assemblea regionale, Dopo ovviamente il passaggio de, con, il de, con il governo Omusumeci perché ovviamente ha rappresentato un po' un giro di boa no? per la vostra amministrazione regionale, un appuntamento importante, forse il primo della vostra esperienza eh, appunto al governo regionale che giudizio possiamo dare complessivo di questa manovra? Guardi intanto eh, dico, come giustamente ricordava lei è il primo atto programmatorio il primo atto importante eh, che del, del, di questo, del nuovo governo del governo Musumeci appena quattro mesi dal, dall'insediamento dicembre-aprile è un impegno mantenuto, avevamo detto che entro aprile avremmo eh, chiuso con l'approvazione del bilancio della legge di stabilità e lo abbiamo l'abbiamo fatto. È stato un compito arduo e alquanto difficile perché eh, purtroppo, dico, senza, senza, senza entrare nel merito di ancora post-campagna elettorale, ma le condizioni economiche della, della Sicilia erano, sono sotto gli, sotto, sotto gli occhi di tutti, la spesa comunitaria ferma, l'accordo con lo Stato che ha, che ha penalizzato e quindi mancanza di risorse, basti solo pensare agli enti intermedi, insomma, quindi è stato uno sforzo notevole. Dico, è il primo passo intanto, che consente di eh, poter programmare, che consente di, intanto di, di assicurare eh, quei servizi importanti che andavano assicurati. Quindi, mi riferisco alla, alla pulizia, alla, al, al, ai forestali, ma non tanto all'occupazione all al lavoro, ecco, ma eh, ai servizi che svolgono nella tutela e per la pulizia di torrenti, di fiumi, di, sì. di, di spiagge e, e, e dell'ambiente. Mi riferisco al Fondo della disabilità, cioè sono messi in campo circa 365 milioni di euro per le fasce più deboli, per esempio ancora i 180 milioni di euro come, come per, per finanziare nuove, nuove infrastrutture e quindi salvaguardare tutto, la salvaguardia del patrimonio artistico o culturale, i 22 milioni in, in, di euro in, stanziati in più rispetto a quelli dell'anno scorso eh, per gli enti di varia asta, di area vasta e quindi province liberi consorzi. I comuni, le norme sulla stabilizzazione dei precari, e la costituzione del bacino idrografico con un unico che prevede un dipartimento presso la presidenza e quindi per la salvaguardia di, di tutto, non solo di torrenti, ma che mette anche qui a sistema mm, tutto il appunto perché era l'unica regione che ancora non aveva costituito il dipartimento proprio il bacino idrografico, Dico, ha tutta una serie di misure che, eh, importanti che, che sicuramente possono cominciare a dare l'avvio a quella che è una pianificazione e una programmazione. Il Presidente Musumeci in conferenza stampa ha detto che eh, dovrebbe essere questa, o comunque lui ha la, l'auspicio che sia una prima finanziaria impostata sulle riforme, no? perché la Sicilia praticamente, è l'unica regione forse ferma al palo no? ormai da tanti, eh, da tanti anni sotto questo punto di vista. A suo giudizio di quale riforme prioritarie ha bisogno la nostra regione Guardi intanto quelle che sta mettendo in campo e quelle che già hanno visto l'approvazione finanziaria di una delle di eh, que quella che riguarda l'IRFIS quindi prevista appunto come fondo come creazione di fondo all'impresa le pensi che c'erano eh, circa io non voglio, non, 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 non voglio dire cifre perché in questo momento non ricordo ma se erano 84 milioni di euro non spesi e quindi poi l'accorpamento oggi dico l'accorpamento CRIAS e IRCAS ma per farli funzionare meglio non per snellire eh, anche le procedure. E poi la Sicilia ha bisogno di uno snellimento e qui ci, siamo, ci stiamo preoccupando. e già il testo. Lo, è già, eh, questo è un disegno di legge governativo predisposto dalla sottoscritta in collaborazione con l'assessore all'economia e già la, al vaglio dell'ufficio dell legislativo e legale. Mi riferisco a quello al, legato allo snellimento della macchina amministrativa. Perché una macchina amministrativa può dare risposte solo quando è più efficiente. La legge 10 in qualche maniera aveva. Eh, vi, erano, vi erano processi eh, che richiedevano più di più autorizzazione quindi già abbiamo previsto io con una circolare la conferenza unica dei servizi per quanto riguarda le attività produttive e poi io ritengo che eh, le riforme importanti è l'accorpamento di tutti gli enti, noi intanto abbiamo cercato qualcuno di farlo in finanziaria, pur dico, le sa bene che tutte le riforme si fanno anche, si propongo, vengono proposte dal governo ma devono essere votate dall'aula, noi già avevamo tentato oggi di, di mettere in liquidazione e chiudere l'ESA nel Parlamento non è stato d'accordo ma ci proveremo perché una razionalizzazione di tutti gli enti è sicuramente va fatta perché non è possibile perché poi sono, sono dei costi che, che, devono, che, che, vanno, che vanno ammortizzati e così come si penserà una del, a una riforma del settore forestale perché dico, i forestali devono essere si, si pensa a, una, a una, una riforma che li porti alla stabilizzazione in modo tale che possano lavorare continuamente ma per erogare per, in modo per dare un servizio è un servizio continuo e non solo con l'affettivamento delle solite giornate Il, la riforma l'agenzia unica per la casa che vedrà chiuse le 10 ACP che ci sono, che sono state che, che pur se autonome sono enti vigilati dalla regione ma alcuni hanno dimostrato di essere inefficienti per esempio mi riferisco non tanto all'OACP di Messina perché devo dire è un ente che dal punto di vista economico regge abbastanza bene ma, ACP, ma forse è l'unico diciamo. ma l'OACP di Palermo ha, è un, ha una marea di di debiti e quindi vanno tutti riuniti anche per dare la possibilità per, per investire su un'edilizia agevolata e che favorisca le fasce più deboli ad accedere, per esempio è, è stata e sarà trattata nel, nel collegato mh, la norma che prevede delle agevolazioni per le giovani coppie che hanno un, un limite di reddito eh, un, 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 un limite cioè entro, eh, dentro un reddito, il reddito che hanno un reddito basso ma che possono accedere a delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, intanto è stato finanziato il, 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 sono state, è stato rimpinguato il fondo che prevede lo, eh, il pagamento degli interessi da parte della regione sul mutuo trentennale per quanto riguarda la ristrutturazione di BNB o nei centri storici. Sono tutte e si, si, si avvierà sicuramente una riforma e per del CAS perché dico già intanto si stanno facendo degli interventi importantissimi eh per quanto riguarda la manutenzione e la nuova progettazione di strade per migliorare, la, per migliorare la sicurezza. Ma anche quello è un ente che va rivisitato e si sta pensando eventualmente di, mm, di, di, metter, intanto di trasformarlo in un ente pubblico e economico e poi di metterlo sul mercato e vediamo se si fa un accordo, ma un accordo non così to eh, un, eh, con, eh, con ANAS si sta pensando, ecco, vi, è tutto, vi è tutta la problematica delle, delle, delle province che ancora è rimasta così dopo lo sfacello della legge precedentemente approvata dal governo Crocetta. Ci sono, oh, c'è tanta carne sulla, oh, sul fuoco. Ovviamente, le riforme hanno bisogno di tempo e hanno bisogno anche di una maggioranza abbastanza solida. Oltre che hanno bisogno di tempo, le riforme vanno ponderate e studiate perché le leggi si fanno per essere, per essere applicate e per essere ricadute. Secondo, lei? Sì, secondo me, le condizioni ci sono perché. Le abbiamo, noi abbiamo approvato la finanziaria e abbiamo visto con l'astensione dei 5 Stelle e con l'astensione del PD, eh, se avevamo 35 la maggioranza ha tenuto. Poi partiamo dal presupposto che, così come sempre come ha detto il presidente Musumeci, come diciamo tutto quando, sul tema delle riforme, non le può fare solo una parte politica. Voi avete visto quello che cosa è successo con la riforma sulla legge con la legge sulle province fatta solo da una parte politica senza che hanno voluto ascoltarli. Se ci sono proposte che vengono dalle opposizioni, sono proposte che possono migliorare io credo che le, tutte le proposte poi del governo, i disegni di legge del governo appro approdano nelle varie commissioni legislative, e quindi possono essere migliorate, ma sicuramente il governo ha una linea e ha una e eh, 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 non può e eh, non, eh, eh, non indietreggia eh, su, sugli obiettivi e, sulle, e, su, e sui propositi che si, eh, che si è che, si è, che, si è, che, che, che sta eh, che ha, eh, annunciato, sì. eh, già preannunciato in Campagna Infatti elettorale. Anche Mosume ha parlato di un confronto no, aperto anche con le presentare. Ma c'è stato durante la finanziaria, alcune proposte sono, state, sono, alcune proposte sono state formulate anche da qualche deputato di opposizione, dal gruppo di opposizione, ma poi sono state condivise dal governo e fatte proprie dal governo, dicono abbiamo avuto una maggioranza che in finanziaria ha tenuto, ma ripeto, poi, poi tutta la finanziaria è nata anche da un confronto. Quindi voglio dire io ritengo che se c'è onestà, onestà intellettuale e poiché alla base c'è solo l'interesse eh, dei siti. E L'interesse è che questa terra eh, possa finalmente eh, ri, ri, essere rilanciata, eh, semplificando, eh, semplificando procedure, migliorando e razionalizzando sp la spesa, eh, eh, puntando sull'efficienza e sull'organizzazione. Io ritengo che Voglio dire, bisogna essere solo eh, eh, co steccati e preconcetti mio, per mio. dire mio per dire di no, ma eh, su questo la maggioranza è abbastanza, è abbastanza coesa, e quindi credo che eh, almeno ci auguriamo e auspichiamo che ti trovi anche. Nella condivisione di tutta l'aula, mi dice brevemente perché ci sono state ovviamente delle polemiche legate a qualche dichiarazione? Secondo me, insomma, polemiche un po' fuori luogo alle, a, a sentire bene le dichiarazioni di Musumeci legate ai, ai fondi per i, eh, per i disabili, per i disabili gravissimi, ma in questo senso, in questo settore, lo sforzo oh, dell'amministrazione eh, regionale ha messo in campo effettivamente tutto ciò che poteva mettere. Guardi, io non voglio entrare, guardi le, le polemiche che sono sorte su sulle dire, cioè dichiarazioni del Presidente Musulmani sono state solo strumentali eccetera perché il Presidente in aula in un momento di detenzione ha solo risposto a chi diceva ma perché non mette in campo risorse per questo? Ma non e il Presidente voleva dire noi ci siamo misurati con le risorse che abbiamo dando priorità a quelle che c'era per cui dice questo intendendo intendendosi riferire ai disabili perché noi abbiamo oggi in Sicilia ci sono 12 milioni di disabili 12 milioni e quindi che hanno impegnato giustamente che sono state impegnate tutte le risorse eh, che sono state proprio destinate appositamente destinate e che, che erano necessarie e che ha richiesto un lavoro in mano. È ovvio che a tutela degli stessi disabili si stanno mettendo in campo dei controlli perché, per evitare che eh, anche qui di controllo per, perché. Veda, eh, non vorremmo che poi il, il, magari il vero disabile rischia di non avere l'indennità e poi magari c'è qualcuno che rischia. Io che credo che le quindi... che fa il, furbo, fa il furbo, quindi credo che in questo senso sia l'assessore eh, alla sanità che l'assessore alla famiglia, ma solo a tutela dei disabili dei disabili gravissimi. Il, allo stesso modo avete visto anche l'attenzione che ha avuto il Presidente dell'Arsa, ha bloccato i lavori per i bambini autistici perché i bambini autistici erano previsti i bambini autistici gravissimi mentre i bambini i semplici autistici non avevano, non avevano garantito meno servizi anche lì sono state stanziate delle somme eh, proprio per assicurare più servizi è stata aumentata la percentuale eh, per, eh, per le ASPE che, eh, che, che, che svolgono servizi per i bambini autistici che per ora avevano impegnato allo 0,1 e si è stata aumentata allo 0,2 anche dal punto di vista del welfare del sociale si sta intervenendo da poco eh, eh, e, fra poco uscirà e verrà emanato il decreto, il decreto che consentirà ai giovani di accedere ai tirocini formativi. I tirocini formativi non verranno più, cioè le somme non, vanno, non andranno questa volta ero, stanziate e quindi erogate a, nei confronti delle aziende, ma direttamente, direttamente ai, ragazzi. ai ragazzi. Quindi questa è una misura che allora Garanzia Giovani ha dato una grande risposta, ma i tirocini formativi, e questo vale per i giovani diplomati, per i giovani laureati e consentirà ai nostri ragazzi, soprattutto ai ragazzi laureati, di, di poter... Eh, conseguire di poter accedere a degli stage formativi che mi auguro e spero e confido che le aziende vogliono mettere in campo così come gli studi professionali. E questa della formazione è un altro capitolo che poi magari andremo ad approfondire magari no, in un altro, altro... parte. Altro... Solo due cose. sta no, andando no. a sportello, a bando, ma è cambiata. Cioè la formazione sì. è, stata, è stata prevista, questo lo voglio dire, ed è legata alle imprese e all'azienda, quindi alla specializzazione delle... delle, 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 delle dei mestieri, ecco, quindi sono state messe in campo proprio delle misure che consentono ai giovani di imparare il mestiere. Ok, ci fermiamo per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco per continuare questa chiacchierata con l'assessore regionale di enti locali Bernadette Grasso. A tra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte della nostra intervista insieme all'assessore regionale agli enti locali Bernadette Grasso stiamo un po' analizzando i risultati eh, seguiti dall'approvazione della uh, manovra finanziaria da parte dell'Assemblea regionale per vedere anche che tipo di incidenza possa avere su, sulla nostra uh, regione. In qualità di assessore agli enti locali ovviamente lei è direttamente interessata. Anche come ex amministratore eh, alla vita dei, eh, dei, nostri, eh, dei nostri comuni che sicuramente non no. vivono no, non sono in buona, in buona salute. In particolare ho letto: insomma, ci sono 20 milioni di euro per redigere i progetti, eh, per partecipare band ai bandi dell'Unione dell Europea. Insomma, si, si punta tanto sulla programmazione. Mi sembra. No, no e allora, per quanto riguarda, sì, questo è per accedere al fondo di rotazione, eh, per eh, presentare progetti, perché i comuni oggi sono nelle non Le condizioni di presentare i progetti, quindi c'è la possibilità per i comuni che possano accedere a un fondo di rotazione proprio per presentare un progetto esecutivo che gli consentirà appunto di partecipare ai bandi. Per quanto riguarda invece il, dal punto di vista proprio più strettamente economico, eh, quest'anno abbiamo modificato i criteri di riparto dei comuni che erano dei criteri che richiedevano molto tempo e quindi eh, l'erogazione poi delle trimestralità avveniva dopo troppo tempo e quindi si è cercato di. Attivare un meccanismo più celere, più dinamico più, e quindi eliminando tutta una serie di, eh, una serie di criteri che appunto richiedevano eh, un tempo maggiore nell'erogazione. Quindi questo, questo agevolerà e, e finalmente speriamo che si accorciano le, i mesi in cui dico, eh, possono, i comuni riceveranno, riceveranno le varie trimestralità. Allo stesso modo, quest'anno sono stati inseriti delle, 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 delle premialità, eh, per esempio, riceveranno una premialità quei comuni virtuosi che hanno raggiunto il 65% della raccolta, raccolta differenziata e questo è un invito a quelle amministrazioni comunali perché oggi pa si parla tanto di voglio, dico, il contributo nel volere migliorare, nel rispettare l'ambiente lo dobbiamo dare tutti quindi deve partire anche dal cittadino deve partire dal, dal comune quindi più, eh, più se si raggiunge quel limite previsto dalla legge quindi il comune eh, potrà avere un beneficio, una premialità maggiore così come eh, si è prevista è stata un, una proposta che poi è stata accolta da, 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 da alcuni deputati quella di prevedere al, eh, un, un, un contributo un incentivo anche per i comuni che hanno eh, la bandiera e blu penso, e penso che in provincia la di Brasile come era appunto differenziata andava abbastanza, andava abbastanza abba bene quindi questo a parte la città metropolitana e no, magari i certo, centri più grossi però, però, però sì alcuni comuni sono stati addirittura premiati quindi ma bah, ed, è, ed è un incentivo questo cioè dare una premialità significa certo. anche volere dare un contributo e riconoscere che c'è un comune più Virtuoso rispetto ad un altro quindi anche qui si sta intervenendo sul, in maniera forte sul piano dei rifiuti fra poco lo proveremo, lo proveremo in giunta prevede che si basa essenzialmente sulla raccolta differenziata e poi sui piani sui, sui, sugli impianti di compostaggio sugli impianti di riciclo della differenziata e poi solo piccoli impianti ma per, quegli, per quel residuo di scarto che non può andare che, può, che non può essere appunto differenziato quindi anche questo si sarà facendo una mappatura si stanno verificando tutte le discariche la, si sta cercando di fare un accordo con i proprietari delle discariche per abbassare i costi dico, voglio dire, anche in questo campo si stanno mettendo insieme delle politiche che servono appunto a migliorare il servizio e cioè ad abbassare i costi e, è, è stata assicurata anche qui per i comuni la spesa storica degli anni precedenti 22 milioni di euro in più assegnati almeno, non sono sufficienti perché purtroppo dico, noi partiamo per le, per le città metropolitane i consorsi perché il, la regione Sicilia è l'unica regione che non, prende più il, che, non prende, che non ha più l'erogazione del contributo nazionale da parte dello Stato avendo il precedente governo rinunciato al contributo con, con il famoso accordo quindi dico eh, mantenere in vita eh, questi enti che oggi sono diventati importanti perché vi sono misure eh, eh, la, perché le norme comunitarie prevedono degli investimenti proprio nelle aree urbane l'agenda urbana che è dedicata solo alla città metropolitana e poi ne beneficiano tutti per cui dico oggi l'ente intermedio è diventato destinatario di una serie di risorse comunitarie che ehm, non, ecco, la, la cui esistenza è diventata vitale anche per lo sviluppo di una parte di, di un territorio poi immaginiamo anche eh, alcune altre prerogative dico noi insistiamo e speriamo vogliamo rimettere insieme questi enti ma abbiamo aperto un contenzioso beh, anche da un, da un lato e dall'altro lato con lo Stato per riavere indietro le risorse Forse, ma tutto dipende dal, da come andrà purtroppo la questione a livello nazionale e chi saranno i futuri interlocutori. Se mm, non eh, si andrà a votare di nuovo, eh, perché ancora non eh, si... Eh, quindi ancora no, ma sarebbe un disastro anche per, 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 per il nostro governo. L'altra questione importante è la norma che prevede, che ha messo in campo, che prevede la, eh, finalmente la stabilizzazione dei precari, Infatti. quindi i comuni potranno avviare le procedure. Questo mi devi chiarire un aspetto, perché insomma, ho letto di alcuni comuni che hanno avviato la procedura prima... Dell'approvazione della finanziaria, altri che aspettavano appunto l'approvazione della finanziaria hanno fatto bene quelli che aspettavano l'approvazione della finanziaria perché, chi la... perché vi era la, leg la legge 27, eh, prevede intanto perché la, la storicizzazione delle risorse comincia dal 2019 e noi ora solo dopo la finanziaria abbiamo previsto un meccanismo di calcolo per cui chi fa le stabilizzazioni entro il 2018 le completa può avere, le può avere erogate le somme. Ma fino alla finanziaria non era così perché erano solo le okay. somme erano previste per il precariato e poi. Vi era la norma che non consentiva, tant'è che sono credo che hanno, noi li abbiamo segnalati tutti perché vi era una norma che con la legge 27 prevedeva che i comuni prima dovessero eh, dare la priorità ai dipendenti delle province e quindi avviare dei veri e propri avvisi, dei bandi sì. di mobilità e solo dopo le procedure di stabilizzazione. Noi abbiamo cercato di armonizzare tutto il sistema, per cui oggi non hanno più bisogno i comuni, una volta approvata la finanziaria, leggono la norma e ciascun comune. A, uh, a, eh, diciamo le indicazioni su come applicare la norma poi ciascun comune dico nel, nei limiti dell'autonomia perché non, non entriamo noi facciamo norme di programmazione ciascun certo. comune procederà secondo le proprie condizioni secondo la tipologia dei precari secondo, co secondo come no, i prequesti no, anche sono stati la, certo, la le, no, le, no? le dotazioni organiche non, non si fa più riferimento alle piante organica ma alle dotazioni okay. organiche okay. Eh, quindi, Presumibilmente il 2019 potrebbe essere l'anno buono per... Sì, per noi la regia norma ha finito, ha messo le risorse, ha fatto una norma, ora non ha più nulla da fare e quindi ora aspetta che cioè, i comuni oggi possono le sanzioni, siccome vi è stato l'adeguamento all'applicazione alla, eh, alla no, all della norma ma della legge 75, della, legge, della cosiddetta legge Madia, perché le stabilizzazioni non sono regolate da legge da, sono regolate, sono regolate da legge, anche da, da legge dello Stato, eh, quindi abbiamo previsto delle sanzioni che scattino. Scatteranno nel 2020, nel caso in cui i comuni non adempiano, ma per il resto saranno i comuni a regolarsi, a regolamentarsi, quindi saranno lì i comuni hanno le norme e le possono applicare. Parlando di eh, comuni, onorevole, eh, ci siamo sempre confrontati ovviamente con il territorio e con le problematiche che hanno riguardato il territorio in senso stretto. Penso agli incendi, penso al dissesto idrogeologico, penso recentemente, ovviamente, anche ai pro, eh, recentemente. Insomma, è un problema tabico quello dell'erosione della, uh, della costa. In questo senso, forse si intravede ancora, non si vede, ma si intravede un'inversione di tendenza probabilmente no, no io non si intravede è iniziato un percorso che prevede eh, che già che stabilisce una una una, un cambio di passo e questo eh, sono nati e sono stato già sottoscritto il primo che va da patti a tusa i contratti di costa questo eh. proprio per evitare quello che dice lei eh, perché il problema atavico e il problema grave dell'erosione della costa nasce da interventi che ciascun comune ha fatto ha eseguito ma giustamente perché aveva il problema dell'erosione quindi si è preoccupato. Non c'è stata mai una programmazione una pianificazione. Una visione e comunque quindi, più omogenea. E quindi no? oggi che cosa si, è, che cosa si sta, si sta che cosa, qual è l'orientamento che il governo si è dato, ma anche la strategia che è quello della programmazione e pianificazione. Se non vi è programmazione non vi è pianificazione, qualsiasi riforma eh, viene, non ha, non ha, ha una ricaduta negativa perché poi le leggi si applicano e devono essere applicate e qualcuno ha qualsiasi intervento se non pianificato finisce per non andare per, piuttosto che essere eh, di, di utilità, finisce per arregare danno quindi si faranno dei contratti di costa per territorio, è stato già sottoscritto il contratto di costa che va da patti e che comprende i comuni mm. da patti fino a Tusa, sarà comuni, sì. 14 comuni, la regia dei finanziamenti e la regia della, del, dello studio e quindi di tutto lo studio della costa, dell'erosione delle acque verrà fatta da un'apposita commissione presso il, della, della, il dipartimento delle, di cui fra l'altro il Presidente è, è anche, è, 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 ne, ha, ne ha la competenza e si trova presso il, il, la Presidenza della Regione anche se il soggetto attuatore è un funzionario però le linee guida partono tutte dalla Presidenza la guida è della, dal, del, del Presidente della Regione quindi si farà un unico progetto, si farà un unico intervento e quindi finalmente si metterà a mano anche alla salvaguardia della costa e alla salvaguardia, abbiamo una costa meravigliosa e successivamente dico, nei prossimi giorni si, sarà, si, si procederà alla stipula del contratto di costa che va da Patti eh, da, da Falcone a Messina e poi tutta la parte ionica e così come dall'altro lato. Allora in chiusura uh, resta praticamente un minuto per fare le conclusioni onorevole. Il prossimo step, il prossimo traguardo a cui avete puntato come amministrazione regionale dopo l'approvazione della finanziaria? E subito dopo l'approvazione della finanziaria ehm, stiamo mettendo in cantiere, a parte il fatto che, che partiranno tutti i bandi e così come sta in questi giorni staranno già fra pochi giorni partiranno pure eh, i cantieri di lavoro, e i cantieri di servizio, intanto come risposta immediata. Quindi si procederà con la programmazione, si metteranno, partiranno tutti i bandi, verranno pubblicati tutti i bandi anche dei fondi previsti. In finanziaria e, e poi si darà, si darà via alle due o tre riforme che servono che io l'avevo già come già l'avevo quindi l'accorpamento di tutti gli enti e la razionalizzazione una immagino un'agenzia di sviluppo che racchiude tutti i parchi e immaginiamo anche un'agenzia che prevede che metta a sistema le riserve noi abbiamo eh, solo in provincia di Mestina delle riserve meravigliose sono 12 quindi pensiamo che coniugare eh, e mettere a sistema ecco svil sviluppo significa prima di ogni cosa mettere a sistema un territorio. Mettere a sistema più territori secondo le peculiarità, secondo le esigenze, secondo la morfologia, secondo l'orografia, significa cominciare a pianificare lo sviluppo di questa terra. Grazie allora all'onorevole Bernadette Grasso, Assessore regionale agli enti locali per la sua disponibilità. Uh, ci rivedremo. Grazie, Mag grazie magari. a voi e buon pomeriggio, grazie. <ride> grazie a quanti ci hanno ascoltati da casa, buonasera da tutti. a tutti. E sempre Corre Italia anni 60. Mm. Grazie.